Il sostituto procuratore della Repubblica Alberto Nobili, classe 1952, in procura a Milano è soprannominato il leggendario. Sopporta a fatica questo soprannome, ma in realtà ha condotto e portato a termine importanti indagini nella storia di questo paese negli ultimi 20 anni. Mafia, terrorismo, criminalità organizzata. Ha esperienza e fiuto Nobili, e infatti non impiega molto a capire come sono andate le cose. Signore e signori, Sensi in Movimento presenta. Amici sbevazzoni, eccoci alla seconda e ultima parte di questa sporca e triste storia, che come vedremo non si conclude certo con l'individuazione degli esecutori della strage. No. Dietro al tragico fatto di cronaca si nasconde un vero e proprio sistema criminale che naviga nel sottobosco dell'illegalità da diversi anni, spesso anche conosciuto e tollerato. E quindi continuiamo la nostra storia. Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto. Un'operazione semplice, veloce e gratuita, ma per me importantissima. Per me e per il lavoro soprattutto che sto facendo. Mi raccomando, chi non si iscrive, lo sapete, è un astemio. Ma attenzione, oggi vi faccio un'importantissima anticipazione. Sto preparando per la prima volta in assoluto con Sensi in Movimento una live, una diretta dal Vinitaly. 4 aprile, martedì, tra le più importanti fiere del settore vinicolo al mondo, 4.500 espositori e noi saremo da uno dei più importanti e prestigiosi produttori italiani che ci ospita nel suo stand, al quale faremo molte domande e ci sarà anche un quiz per voi, domande in diretta, e al vincitore saranno spedite a casa 2 prestigiose bottiglie del nostro amico produttore. Non posso naturalmente dirvi di più, ma come dicono gli americani, stiamo in that. Torniamo alla nostra storia. Le serrate indagini di Nobili arrivano alla concreta scoperta di prove, inconfutabili prove, tra cui vasche con diversi ettolitri di metanolo, scovate nella cantina oggetto di indagini e perquisizioni. I Ciravegna hanno addizionato il vino con alcol metilico, metanolo, intere partite di vino per aumentarne il grado alcolico. Ma perché addizionare metanolo al vino? Pratica vietata anche all'epoca, nel 1986. Molto semplice, per guadagnare di più, avidità. È chiaro che per commercializzare e guadagnare bene vendendo un vino a basso prezzo, come facevano i Ciravegna e molti altri, devi pagarlo poco all'origine. E se lo paghi poco è di scarsissima qualità. A volte non è neanche vino, è mosto che costa meno, però poi si deve alzarne il grado alcolico troppo basso. Quindi o si aggiunge zucchero per riprendere la fermentazione che crea alcol etilico, oppure si aggiunge direttamente alcol etilico. Una pratica vietata ma che ai tempi si faceva. Il problema è che se aggiungi alcol etilico, detto anche etanolo, commetti un reato che è l'adulterazione alimentare. E stop, perché quest'ultimo non è così tossico da mettere a repentaglio la salute del consumatore. Ma se invece aggiungi alcol metilico, metanolo, e soprattutto se ne abusi in quantità, perché è più conveniente e perché costa di meno, stante la sua elevata tossicità, il reato può diventare omicidio. Da sapere ancora che nel 1984, 2 anni prima quindi, era stata varata una legge molto controversa che detassava il metanolo, rendendolo quindi più economico dello zucchero, già vietato in enologia dal 1965, e rendendolo anche più economico dell'alcol etilico, etanolo. Per questo semplice fatto costava di meno, veniva usato di più. E Nobili ci vede lungo, ancora una volta, perché capisce che i Ciravegna non sono il punto di arrivo dell'indagine, ma sono la punta di un iceberg ben più profondo. Possono addirittura essere considerati l'inizio dell'indagine. E infatti successivamente vengono coinvolte molte altre persone che gestiscono una vera e propria rete criminale che produce e vende metanolo in nero, un mercato illegale e parallelo. Distribuisce metanolo a decine e decine di imbottigliatori in tutta Italia, che poi etichettano
e rivendono al consumatore o ai supermercati. Una struttura ben architettata di società fantasma, di fatture false, di trasporti illegali e notturni, che però questa volta, piccolo particolare, gioca con la pelle della gente. E possiamo quindi dire a ragion veduta che le vittime avrebbero potuto anche essere molte, ma molte di più. Dicevamo quindi che le indagini portano all'emissione di ordini di cattura anche a Ravenna, a Taranto, in Toscana, nel Veneto. In totale saranno 31 le aziende coinvolte nello scandalo del vino al metanolo a vario titolo e 18 persone arrestate. Imprenditori, grossisti, produttori di vino, trafficanti di metanolo, gestori e proprietari di cantine. Durante le indagini, stante la diffusione del sistema illegale e criminale, alcune aziende addirittura si autodenunciano, alcuni imprenditori preferiscono andare subito dalle forze dell'ordine piuttosto che essere accusati di omicidio. Si narra che in quei giorni i fiumi del Piemonte si tingono di rosso. È il vino al metanolo che viene sversato in migliaia di ettolitri dalle cantine che ancora ne hanno a cisterne piene nei loro magazzini. Gente che ora ha davvero paura di finire nei guai grossi. Per quanto riguarda la punta dell'iceberg dell'indagine, in poco più di una settimana convulsa, surreale, veramente intensa, Nobili riesce a chiudere il cerchio sui presunti colpevoli. La procura di Milano firma subito i primi due ordini di cattura per i Ciravegna, padre e figlio. L'accusa è molto precisa ed è gravissima: omicidio volontario plurimo. Altri mandati di cattura seguiranno nei giorni successivi. E quindi alla fine delle indagini Nobili ha un'idea molto precisa di come sono andate le cose. Ed è molto deciso, sostenuto da un impianto probatorio davvero molto solido. L'imputazione per omicidio volontario a titolo di dolo eventuale vuol dire commettere un'azione prevedendone le conseguenze e accettandone il rischio. E quindi se un commerciante arriva a mescolare, ad aggiungere metanolo al vino fino al 50% della sua proporzione, certamente non sa chi sarà a morire bevendo quel vino, ma certamente sa che qualcuno ci lascerà le penne. Il sostituto procuratore li ritiene quindi assassini comuni e richiede per i principali imputati 18 anni di carcere. Punto. Nel frattempo iniziano ad arrivare i primi contraccolpi economici al mercato del vino. Inevitabili, si diffonde una psicosi collettiva senza precedenti. E quindi naturalmente a soffrirne per prima è la filiera commerciale del mercato del vino e poi naturalmente l'export e poi chiaramente la produzione. Il vino italiano inizia a vedere le frontiere dei paesi esteri progressivamente chiudono le porte in faccia. Il ministro dell'agricoltura dell'epoca, Filippo Maria Pandolfi, deve reagire in fretta e lo fa introducendo un decreto che obbliga e impone nuovi certificati di garanzia sui vini che escono dall'Italia. Ma la sofferenza maggiore è per il mercato interno, dove tutti questi controlli non si possono certamente eseguire. Il governo di Bettino Craxi stanzia con eccezionale rapidità 50 miliardi di lire dell'epoca per fronteggiare l'imminente crisi del mercato del vino. Questa contrazione di vendite senza precedenti. Ma questo denaro serve anche per aumentare gli organismi di controllo e prevenzione e per strutturare anche un'adeguata campagna di informazione e comunicazione alimentare. Si riescono a tamponare così i primi contraccolpi del mercato, in preda ad una vera e propria fobia collettiva contro il vino, che però comunque avrà riflessi interni e soprattutto all'export che dureranno almeno due decenni, tragedia nella tragedia. Ma torniamo alla cronaca. Alla fine la povera signora Valeria, la prima ricoverata dello scandalo del metanolo all'ospedale di Niguarda, perderà completamente la vista e vivrà gli ultimi suoi 12 infelici anni tra sofferenze fisiche, morali e psicologiche. E con lei altre 22 persone con le stesse menomazioni, a cui vanno aggiunte 19 vittime, tra cui anche una giovane mamma incinta della sua seconda bimba. Ma chissà quanti altri, tutti colpevoli di aver bevuto un bicchiere di vino. L'emergenza finisce, le indagini arrivano a conclusione e arriviamo così al settembre del 1991,
5 anni e mezzo in attesa del processo. Si aprono le porte del Tribunale di Milano, ma l'opinione pubblica ha già dimenticato questa grave, terribile tragedia. Il mondo nel frattempo è cambiato, gli scenari politici e economici sono irriconoscibili, ma sono certamente gli invalidi e i familiari delle vittime a non aver assolutamente scordato la vicenda, anzi sono in attesa trepidante e straziante di un'unica parola: giustizia. La richiesta delle condanne, è vero, è estremamente pesante. Per i 18 imputati sono richiesti quasi 200 anni di reclusione. Maurizio Grigo, il giudice istruttore, accoglie in pieno le tesi del sostituto procuratore Nobili: omicidio volontario plurimo. E tra le altre prove vengono messe agli atti intercettazioni telefoniche inequivocabili. Avevo detto che quella collina non va mica bene, sei tutto matto. Io ci ho fatto fare le analisi, un veleno. Hai combinato un guaio per tutto il mondo, sarai poi stupido? Dopo circa 4 mesi il dibattimento si conclude e arriva la prima sentenza, il primo grado. Per la maggior parte degli imputati è riconosciuto l'omicidio colposo, quindi non intenzionale, come invece aveva chiesto Nobili. Si accoglie quindi la tesi che gli imputati sapevano che aggiungendo metanolo al vino avrebbero corso il rischio di ammazzare qualcuno. Hanno quindi agito, ma lo hanno fatto per guadagnare e non per uccidere. Quindi c'è una lieve riduzione delle pene richieste. Per Giovanni Ciravegna, Giuseppe Franzoni, Francesco Ragazzini, questi ultimi due ritenuti gli organizzatori del traffico illegale di metanolo, vengono commisurati 16 anni di carcere. Romolo Rivola è condannato a 13 anni e 8 mesi, mentre il figlio di Giovanni Ciravegna, Daniele, ha una condanna di 13 anni. Per gli altri 13 imputati, condanne più lievi, fra i 3 e i 6 anni. Francesco Odore, colui che ha messo realmente in commercio questi vini attraverso la sua ditta di imbottigliamento, è scagionato completamente e anche gli viene riconosciuto il diritto di un rimborso pari a 100 milioni di lire. Nel frattempo però la sua ditta è fallita. Di nuovo tutti a casa, si attiva la sospensione di pena per tutti. L'opinione pubblica e i familiari non gradiscono questa decisione e capiscono che comunque queste non saranno le pene definitive tra sconti e condoni. E poi ancora rimane aperto il grosso nodo dei risarcimenti. Si deve attendere ancora. Il primo appello arriva 2 anni dopo, a maggio del 1993. In questa sede le pene vengono ridotte di altri 2 anni per tutti gli imputati. Poi arriva dopo pochi mesi l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione, che conferma l'appello precedente. Nel frattempo Giovanni Ciravegna ha fatto delle parziali ammissioni, l'utilizzo e la sofisticazione di alcune partite di vino, ma non accetta di essere definito il killer del vino. Io l'ho comprato in buona fede e io dovevo essere assolto, punto e basta. Se loro facevano una cosa per bene, capivano che gli altri l'avevano fatto per lucro e mi avevano imbrogliato. Alla fine sconterà circa 10 anni tra carcere e servizi sociali. Inoltre, finalmente, il Tribunale di Milano stabilisce i rimborsi per le vittime e per i superstiti. Sono somme che vanno dai 20 ai 300 milioni a persona, a seconda dell'età, dei danni fisici subiti, eccetera, per un totale complessivo di circa 4 miliardi di rimborsi stabiliti. Ci sono voluti 7 anni, ma finalmente giustizia è fatta. E invece no. Questa è la parola definitiva della legge, della giustizia italiana. Ma se per caso si scoprisse, in una realtà, in un mondo parallelo, in un sogno che si trasforma lentamente ma inesorabilmente in un incubo, che i condannati, che sono coloro che sono tenuti a pagare i risarcimenti, se si scoprisse che nel frattempo si sono silenziosamente liberati di tutti i loro averi fino a risultare nullatenenti? Certo che qualcuno di loro è fallito, ma qualcun altro ha venduto in tempi giusti attività e proprietà, per poi risultare di fronte alla legge privo di ogni sostanza.
Fa ancora notizia il fatto che i Ciravegna avessero all'epoca incaricato per la loro difesa il principe del foro di Milano, l'avvocato Pisapia. Si può immaginare la sua parcella che non collima esattamente con un nullatenente. La vita spesso è dispettosa e mai come in questo caso si dimostra davvero tale. Il sogno di incanto si trasforma in un incubo. I familiari delle vittime e i superstiti non vedono e non vedranno mai una lira di risarcimento. I condannati sono nullatenenti. Punto. Nello stesso mese di maggio vede la luce il comitato vittime del vino al metanolo, voluto e presieduto proprio dal figlio della signora Valeria, Roberto Ferlicca. Si rivolge alle istituzioni, si rivolge al governo, chiede alla politica aiuto, chiede allo Stato di sopperire a questo tragico, disastroso e imbarazzante vuoto. Le cronache riportano che alcuni parlamentari e alcune associazioni si muovono isolatamente, purtroppo, per cercare di raggiungere un obiettivo. Ma c'è poca forza, non c'è volontà. I familiari delle vittime vengono abbandonati al loro destino. Non riceveranno mai, mai, mai nessuna forma di risarcimento, né economica né morale. Però attenzione amici sbevazzoni, mi sta tornando il sorriso in qualche modo. Qualcosa di positivo, un risvolto positivo in questa tragica, infame storia probabilmente c'è. È ormai opinione comune tra gli addetti ai lavori nel mondo del vino e non solo, che effettivamente da questo tragico momento della storia italiana sia nata una nuova tensione, una nuova attenzione che ha di fatto letteralmente stravolto in positivo il mondo del vino. Un solo esempio, il consumo di vino attuale è intorno ai 30 litri pro capite all'anno. All'epoca, ma anche negli anni 70 e anche anni 60, era più del doppio. Oggi si beve di meno, ma si beve meglio. Si è quindi sviluppato intorno al mondo del vino e dentro al mondo del vino un vitale sistema di denominazioni, di consorzi di tutela, di associazioni, la pubblicazione di disciplinari di produzione che hanno l'ottica di produrre qualità e di tutelare la qualità e il vino di qualità. E ancora è nata una competizione a livello internazionale negli anni tra i singoli benefici produttori, una benefica competizione che punta sempre ai risultati migliori. Nascono le guide dei vini con le pagelle e i punteggi che si basano sulla qualità di ogni etichetta. Premi, concorsi enologici, sorgono nuovi distretti di eccellenza del vino tipo Bolgheri, tipo la Franciacorta e regioni intere risorgono dalle ceneri del vino d'attaglio. Sto parlando della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e oggi anche in parte della Calabria. È incredibile come sia cambiata in meglio la situazione del mondo del vino negli ultimi 30 anni. Raga, oggi ci sono quasi più enoteche che pizzerie, a momenti. E da quel periodo nasce una progressiva ma inesorabile consapevolezza anche da parte dei produttori di lavorare insieme, di fare squadra, di muoversi soprattutto verso l'estero facendo gruppo e quindi con maggior forza. Tutto questo ha portato l'Italia ad essere da alcuni anni il più importante e grosso produttore di vino al mondo, prima di Francia e di Spagna, e contemporaneamente di essere la meta preferita insieme alla Francia dell'enoturismo più internazionale. Un indotto meraviglioso, una vera e propria rinascita. Lo scandalo del vino al metanolo ha un triste, tristissimo epilogo, ma è anche e soprattutto la vera pietra angolare della storia vinicola italiana. Ed è per questo che ho voluto ricordarvela. Non dimenticare per crescere e migliorare, sempre.